In chiusura della serata Premio Istrio 2012 abbiamo i tre segnalati alla vocazione ancora truccati perché si sono esibiti in questa serata molto bella e molto importante. Cominciando da te, ti vuoi presentare? Sì, sono Elena Aimone e a fine serata sono molto emozionata, molto contenta di questa serata collettiva. È stato tutto molto veloce, inaspettato e emozionante. Cosa hai portato questa sera? Ho portato una specie di Alaska di Pinter, che è un testo che mi ha catturato. Parla di questa donna che ha dormito per 29 anni e poi si risveglia da una sorta di coma e non sa più che luogo è, non sa se ha dormito, se è morta, e quindi riscopre le sensazioni e quanti anni ha. E questo è quello che ho attraversato, insomma, spero di aver restituito qualcosa del testo, di quello che è arrivato a me. Qual è stata la tua preparazione? Cosa hai studiato? Sono partita da delle sensazioni fisiche, ho cercato di entrare nello stato del corpo, perché è un tipo di testo che, se tu non entri nell'idea che un corpo ha dormito per 29 anni, è impossibile da rendere, non senti questo rilascio del corpo, non riesci a entrare nello stato. Quindi mi sono affidata al corpo e poi ho lasciato uscire le parole. E invece tu? Io sono Daniele Fedeli e ho 18 anni compiuti l'altro ieri, tra l'altro, e niente, sono segnalato dalla giuria del premio Istrio e sono emozionatissimo. Stasera è stata una serata molto, molto bella, molto divertente. E io ho portato questa sera un monologo scritto da Enzo Moscato, che è un autore napoletano, che è tratto dal libro Occhi gettati, e parlava di questo travestito trans napoletano che è stato picchiato, malmenato dal suo amante, personaggio noto, camorrista tra l'altro, e lui nella scena lo minaccia. Diciamo, minaccia di ucciderlo e di dire pubblicamente qual è stata la sua storia, la vicenda, e quindi di rovinarlo, diciamo, ecco, dal punto di vista pubblico. Ecco, 18 anni appena compiuti, che studi hai fatto? Io devo fare l'ultimo anno del liceo classico in una cittadina vicino al mio paese, vicino Roma. Quindi hai fatto le preselezioni, non vieni da una scuola? Sì, ho fatto le scuola. Preselezioni a Roma, poi a Castiglioncello e ora sono qui. Sei uno dei sette che sono stati scelti tra questi senza scuola, bravissimo. Sì. Tu invece? Ciao, Valentina Cardinali, vengo dal piccolo. Tu hai fatto una scuola? Sì, ho fatto la scuola e anch'io ho fatto gli anni qualche giorno fa, però 26. Niente, portavo Berkoff, Decadenze, e l'altro pezzo che ho portato invece era Coltess Salinger, quindi una cosa un po' drammatica, e una canzone da un musical per stare un po' in allegria. Cioè? Mr. Cellophane da Chicago. Sì. Niente, bene, sono contenta. Perché bisognerebbe partecipare a un premio come Premio Istrio, secondo voi? Chi vuole parlare? Ma io personalmente sono nella situazione opposta alla sua, sono all'ultimo anno in cui potevo farlo, quindi sono una che ha sempre avuto delle resistenze, lavoro già da un po' di anni, ho fatto lo stabile di Torino, però stasera l'ho capito, cioè, nel senso che comunque tanto vale, è un modo, non so, un modo per incontrare delle persone, ma per incontrarsi davvero e per vivere un'esperienza di questo tipo, incontrare delle persone che questo lavoro lo fanno. E secondo voi? Ah, per me è stata un'esperienza nuovissima, cioè la prima esperienza vera e propria importante per me. No, mi sono molto, molto divertito, perché penso la cosa più importante per tutti in generale sia mettersi in gioco in qualunque occasione della vita. E così ho fatto, spero di averlo fatto nel migliore dei modi, dando tutto me stesso. Vabbè, poi oltre a quello, una grande occasione per conoscere altre persone, altre realtà teatrali, magari opposte alla propria, ma ugualmente interessanti. Grazie. Niente, secondo me la parte più interessante nel mio percorso è stata la preparazione al premio, perché ci siamo messi insieme io, Mattia e Mauro, che poi hanno vinto anche loro, e
abbiamo provato, ci siamo divertiti, ci siamo aiutati, abbiamo passato insieme proprio delle giornate belle. Questa era una cosa molto bella, e quindi essere premiati tutti e tre, fantastico, così si muore. Grazie, complimenti a tutti e tre. Grazie. Ciao.